protesta spontanea dei bimbi e delle famiglie della Scuola Europa, istituto dalla Chiesa di Roma Sud, via Grotta Perfetta. Protestiamo perché si è verificata una situazione incresciosa: da 2 mesi 9 classi senza riscaldamenti, e tutto questo nel silenzio più assoluto delle istituzioni. Pertanto le famiglie spontaneamente hanno deciso di venire qui a protestare, perché abbiamo questa difficoltà ambientale di 130 bimbi, di cui 3 classi sui corridoi e altre 6 spostate con innumerevoli disagi in un altro plesso. Tutto questo, ripeto, nell'assoluto silenzio delle istituzioni, che non hanno fatto una comunicazione all'istituto scolastico e neanche al municipio di riferimento, che è stato sempre al nostro fianco. Genitore del consiglio d'istituto, e noi più volte abbiamo chiesto prima alla scuola e poi agli organi di competenza per avere delle risposte. E inizialmente a novembre sembrava che ci fossero state trovate delle soluzioni, e quindi avevamo anche adottato la linea, diciamo, quella morbida, quella di aspettare i tempi necessari, diciamo, per vedere realizzato e per cercare di tenere i bambini nelle proprie aule. E dopo infinite sollecitazioni sia da parte del consiglio d'istituto, una lettera inviata appunto da tutti i componenti dell'istituto del Carlo Alberto dalla Chiesa, numerose lettere solleciti inviati dal dirigente scolastico, dal municipio, col presidente Ciaccheri, l'assessore Francesca Vetrugno, nessuno mai dal comune ci ha dato una risposta, diciamo, per avere dei tempi e per dire, insomma, quando sarebbe stata realizzata cioè aggiustato, insomma, l'impianto termico. E oggi, dopo 3 mesi, i bambini stanno ancora, diciamo, nei corridoi, e altri bambini sono stati spostati nel vicino plesso di via Rigamonti, con notevoli disagi, anche perché devono rientrare per la mensa, insomma. E oggi nessuno ancora ci ha detto quando e se soprattutto verrà ripristinato l'impianto termico. Il rischio grosso è che a settembre si possa pure chiudere la scuola. Grazie. Beh, diciamo che siamo qua oggi dopo una strenua interlocuzione faticosa con Roma Capitale per quello che dovrebbe essere una normalità amministrativa di fronte a un guasto che può avvenire nelle scuole della nostra città. In questa specifica situazione quello che si sta producendo è un muro silenzioso che, nonostante gli incontri che abbiamo avuto con Roma Capitale, con lo staff dell'assessorato ai lavori pubblici e lo staff di Linda Meleo, l'assessore ai lavori pubblici, ancora oggi, dopo più di 50 giorni dall'inizio di questa vicenda, quindi da una vicenda che costringe decine di bambine e bambini della nostra città a non poter usufruire pienamente del proprio diritto allo studio, innanzitutto per quanto riguarda la salubrità e la possibilità di utilizzare luoghi adeguati per studiare e svolgere in pieno il proprio diritto di cittadini che hanno diritto appunto a uno studio adeguato. Il silenzio produce questo, si vede una manifestazione fortunatamente gioiosa, però che è chiara in quello che è l'intendimento, cioè ottenere una risposta definitivamente su un cronoprogramma dei lavori e su quello che sarà un intervento necessario e immediato circa i condizionatori per la Scuola Europa, ma soprattutto una risposta in termini di attenzione a quello che è un diritto negato, che in questo momento le famiglie dell'ottavo municipio in questa situazione si vedono non riconosciuto, e che oggi siamo venuti qua sotto la sede dell'assessorato di Roma Capitale a richiedere a gran voce. Thank you.
siamo qui, stiamo manifestando con i bambini, i genitori e gli insegnanti della Scuola Europa del Municipio 8, anche i nonni mi suggeriscono, perché da 3 mesi questa scuola è senza riscaldamento, i bambini sono stati spostati in una scuola vicino o addirittura nei corridoi, è una situazione che non si può tollerare, chiederemo al Comune di intervenire con la massima rapidità per proporre una soluzione immediata e poi nell'estate per ripristinare il corretto funzionamento con investimenti necessari e opportuni. Come comitato oggi siamo qui, siamo in tanti per appoggiare questa importante manifestazione di genitori, di insegnanti, di ragazzi che hanno qualcosa da dire, insomma, al SIMU, hanno qualcosa da manifestare, perché come si sa ormai da mesi sono costretti ad andare in un'altra scuola del territorio, perché purtroppo l'impianto di riscaldamento è saltato e non si riesce, ripeto, da mesi a rimetterlo a posto. Questa è una questione purtroppo non unica, non è la prima volta che sentiamo in tutta Roma e anche nel nostro quartiere di sguidi di questa natura. Quindi come comitato naturalmente non possiamo che essere vicino ai genitori, ai residenti che stanno manifestando oggi per un diritto acquisito, che è il diritto, naturalmente, il diritto allo studio, e il diritto allo studio anche in condizioni umane, perché insomma col freddo i bambini non si possono lasciare al gelo, insomma, con problemi anche naturalmente dal punto di vista della salute. Quindi vogliamo con forza ribadire che il comitato di quartiere è vicino ai residenti per tutte le criticità reali che il nostro territorio soffre. Grazie.